Quando tu passi a macchina è un terremoto questa ragazza. Mettersi a dire
questa è un parcello. La terza te. Io ogni volta che venite mi viene la confusione, non solo con voi ragazze. Io me ne vado da qua, io che c'è scritto Gioconda. Professoressa, ora viene la professoressa allora. Ah, la professoressa Lorleana, ma non l'avete avuto voi? La sì, io scendo, dove la passare con le tue compagnie le perfette. La mostra, anche perché sappiamo che la scalata quest'anno non la facciamo. Guarda che bella questa stoffa, ti piace? Bella, Lorleana, bella, ti non piace? Ti preoccupare, bene, bene. Fai tu, scegli tu, tutto va bene, non ti preoccupare. Va bene. Lorleana, che appunto sono le ragazze della terza D? Le ragazze qui mi fanno lavorare dal primo quadrimestre, non fanno quasi niente qua. No, ma lasciali stare, l'anno è finito, ma che lasciali stare, per esempio, Morana, Gaiana, tu, che cos'è, non hai fatto niente? Questa l'ha fatto sua rolla. Buongiorno, professore. Buongiorno. Ma sei un gioco? Se andate a ciò compito, allora scrivete. Proiezione ortogonale e veduta spaziale di tre solidi a piacere, fatto col metodo di riduzione che vi insegnavo io. Un metodo di riduzione che vi ho insegnato io. Buon lavoro. Portare. Ci mangiarsi la sua fuori. No, questo è un po' d'acqua. Battaglia, ci mangiasti i panelli? O ci mangiasti i panelli o ci mangiasti? Battaglia, è possibile dare la definizione di temperatura? Senza la temperatura è una caldezza fisica. Scusa tanto, Battaglia. Queste non sono stata troppo felice nel fare la domanda. Battaglia, se tu esci e io ti dico di raccattarmi i citruola, perché tu ti arricchi i cacuacciole? Che temperatura, scura. Battaglia, scusa tanto. Tu è giusto, la temperatura è una grandezza fisica, ma se io ti dico a cattenere, perché tu ti arricchi i cacuacciole? Sempre da, tu sei la tipica ragazza con c'è lui co e la prendo a parola. Quando attimo, tu fai l'arancia, l'arancia com'è l'arancia? È tonna, è arancione, si mangia. Questa è l'arancia, guarda che fa, ti vendo. No, ecco. Allora ragazzi, le reazioni ossidoriduttive sono molto importanti. Perché voi altrimenti non sapete più andare avanti. Adesso vi faccio un esempio. Questa cosa sta spiegando? Sto spiegando le reazioni ossidoriduttive che so. Guardate, per esempio, lo so che c'è quella contraddizione che l'agente ossidante e l'agente riducente, ma se... Ma se c'è? Adesso vi spiegherò la lezione nuova di matematica alla lavagna. Alla lavagna. Alla lavagna. Ragazzi, ma che succede qua?